Ma vi sentite grandi o forti a protestare contro persone che sapete anche voi essere più potenti di quei gentaglia che la sera al posto di restare a casa a guardare un film con la vostra famiglia oppure andare a letto, scendete in piazza ad appiccare fuoco, a riempire la propria città di immondizia, a colpire con prepotenza le forze dell'ordine, a saccheggiare negozi. Vi sentite grandi, vi sentite forti, coraggiosi. Essere grandi non vuol dire infrangere tutte le regole che ci vengono imposte da persone evidentemente sopra di noi, anzi. Quello vuol dire essere piccoli, essere chiusi mentalmente. Essere forti non vuol dire andare contro la polizia e i carabinieri. Essere coraggiosi, invece, non vuol dire minacciare, non vuol dire distruggere negozi perché tanto stiamo protestando e allora ne approfitto. Non vuol dire girare con molotov e bruciare ogni cosa che sia davanti. Il coraggio non è non avere paura. Tutti siamo d'accordo con il fatto che il governo poteva fare di meglio, poteva evitare di levare il lavoro a proprietari di palestre e piscine, perché probabilmente quello che ricavavano dalle loro lezioni lo usavano per pagare le tasse, l'affitto e il cibo. Ma con la violenza, con il vandalismo, con la presunzione di sapere che questo è il metodo giusto, non si conclude mai niente. Dovete, anzi, dobbiamo capire che non stiamo giocando al piccolo chirurgo. C'è in corso una pandemia mondiale, tanta gente è morta per questo virus e la cosa più inutile da fare è scendere a protestare senza il minimo distanziamento, senza le giuste precauzioni. Risolvere le cose con la violenza non ha senso, anche perché pensateci bene, posso fare male quanto voglio, ma il dolore fisico andrà via presto. Invece le parole restano, bisogna avere solo un altro po' di coraggio.